La questione del settore delle cerimonie sarà all'attenzione della prossima cabina di regia Palazzo Chigi, che si terrà lunedì 17 maggio. Quella sarà l'occasione per dare maggiori certezze a tutto il comparto che ha subito danni economici significativi. Dobbiamo però essere attenti a bilanciare le ragioni dell'economia con quelle della salute. I matrimoni sono un'occasione di socialità che può favorire la diffusione del contagio. Come in altri casi, il Governo intende adottare un approccio graduale e allentare le restrizioni a seconda dell'andamento epidemiologico e della campagna vaccinale. Permettetemi poi di rivolgere un pensiero alle tante coppie che stanno programmando i loro matrimoni. Capisco la loro preoccupazione. Il festeggiamento di una circostanza così importante è un desiderio che abbiamo avuto tutti. È fondamentale però avere ancora un po' di pazienza per evitare che quella che deve essere un'occasione di gioia e spensieratezza si trasformi in un potenziale rischio per i partecipanti. Il nostro obiettivo è riaprire al più presto l'Italia al turismo nostro e quello straniero. Sono d'accordo che il turismo sia un settore di enorme importanza per il nostro Paese. La pandemia ha avuto sugli operatori effetti economici ingenti e siamo all'opera per permetter loro di ripartire quanto prima e con la massima sicurezza. In questo senso, la prima iniziativa a sostegno del turismo è lo sforzo che il Governo, nella figura del commissario straordinario, sta compiendo per procedere rapidamente al completamento della campagna vaccinale. Secondo il calendario del commissario, tra fine giugno e inizio luglio avremo vaccinato almeno con una dose le persone fragili e quelle maggiori di 60 anni che rappresentano quelle più a rischio. La vaccinazione sta già portando a un calo dei contagi tra i più anziani, una riduzione della pressione sulle strutture ospedaliere. Questi miglioramenti consentiranno una graduale e progressiva riapertura del Paese. Per quanto riguarda i flussi turistici, prevediamo di ampliare la sperimentazione dei voli Covid tested, che includa più linee, più rotte, più aeroporti. E poi c'è in corso una revisione delle misure esistenti per i paesi Schengen per permettere accessi a fronte della presentazione di un tampone negativo e senza quarantena. Per quanto riguarda i paesi del G7, specialmente gli USA, gli Stati Uniti, Canada, Giappone, saranno favoriti gli ingressi senza quarantena in caso di certificazione vaccinale. Manterremo invece tutte le preoccupazioni necessarie rispetto ai paesi nei quali è stata riscontrata un'ampia diffusività del Covid e delle sue varianti più pericolose. In questo modo l'Italia si riaprirà al mondo e ai turisti in condizioni di maggior sicurezza.